Oggi è l'8 dicembre 2013, giorno dell'Immacolata, ma anche giorno conclusivo della 18ª mostra micologica galatinese e salentina, possiamo dire, no? Perché questi defunti del Salento. Questa è la... Stiamo inquadrando il presidente del Club Bresatola. AMB, Associazione Micologica Bresatola, gruppo di Galatina. E invece il signor Gianni Schirinzi, che è il nostro micologo dell'associazione. Benissimo, adesso... colui il quale ha catalogato i funghi che abbiamo portato. Lui il nostro... Ci illustrate, esatto, che cosa c'è di particolare in questa edizione? Quest'anno di particolare, diciamo, ce n'è poco, in quanto ci sono circa 200 specie, perché non è stata una buona annata questa qui. Quindi diciamo che mancano molti funghi che gli altri anni c'erano e quest'anno non ci sono, però perché... Mi sembrava di vedere dei porcini lì. Ma quello no, non questi è... non sono, questa è una famiglia, appartengono alla famiglia delle boletacee, diciamo, della stessa famiglia dei porcini, ma questo è il nome, diciamo, scientifico, questo appartiene al genere Lecinum, e questo in particolare è Lecinum lepidum, che cresce sotto il liccio, diciamo, ma è commestibile? Sì, è un commestibile, da scartare il campo, che è duro. Però è un fungo commestibile, diventa un po' scuro alla cottura, però è commestibile, un buon commestibile. Come al solito abbiamo sempre la solita Amanita phalloides, che è quella che la raccomandiamo a tutti, stare molto attenti da non confonderla con qualche russola, perché i colori si somigliano con delle russole in particolare. Dei funghi legnicoli che abbiamo solo, e poi i soliti altri funghi lattari. Quest'anno noi come associazione abbiamo rilasciato diversi attestati per la raccolta dei funghi, e insieme con il patrocinio del Comune di Galatina abbiamo fatto questa, circa saranno un 200 attestati per poter andare alla raccolta dei funghi. Quindi ogni anno a chi scade l'attestato per andare ai funghi può venire all'associazione presentando la domanda, e poi si farà il corso per quel che riguarda il rilascio dell'attestato. Ci sono stati degli avvelenamenti, sì, da funghi, no? Sì, a Copertino, esatto, quest'anno. Ci sono stati appunto questi avvelenamenti da funghi, perché hanno mangiato sicuramente, scambiandoli per prataioli, degli agarici Santodermo, oppure delle russole particolari, tipo la russola Toro Rosso, altre russole, le quali sono tossiche, e quindi ci sono stati... Il popolare di Copertino erano delle persone che sostenevano di aver raccolto dei funghi che li avevano raccolti come porcini, addirittura uno li aveva mangiati anche da crudi, cosa che non andrebbe fatta, proprio perché i funghi da crudi non vanno proprio mangiati. Ha mangiato il Boletus vulcrodintus. Qui ce l'abbiamo o no? No, adesso no, purtroppo è quello che siamo riusciti a reperire, anche perché diciamo... è già un po' avanzata, diciamo, la stagione. È stato inoltrato. Le boletacee insieme alle russole sono i primi funghi che escono, allora di conseguenza non è molto facile trovarlo. Comunque abbiamo un po' di specie anche, diciamo, che non molto, diciamo, frequenti, per esempio come il Liophyllum buxeum, un fungo. Andiamo, diciamo, a vederlo. È un fungo che cresce sulla sabbia, è una cosa strana, però è... Ed è quello lì. Questo fungo qua, certo, è un fungo che non lo troviamo tutti gli anni, è un fungo abbastanza raro, non facile, ci sono poche stazioni di crescita. È strano, ma purtroppo. È un bel fungo, bello infossato nel terreno, nella sabbia, che si vede infatti che ancora tutta la sabbia. Sì. Ed è commestibile o no? No, non è commestibile. Con belle colorazioni, questo man mano che diventa vecchio diventa annerisce proprio. Però adesso con questo, quindi bisogna ammirarlo, fotografarlo, sì, ma non mangiarlo. È bellissimo soltanto dal punto di vista estetico, guardarlo ed ammirarlo, non toccarlo. Poi abbiamo un po' di cortinari, degli ebelomi, i soliti funghi mossi della zona, tutti quanti. Altro fungo bello da vedere qua, sempre da vedere, questo Gymnopus spectabilis. Questo c'è un mese fa un signore in associazione ha raccolto un ceppo che pensava di aver raccolto Armillariella mellea, dei cosiddetti chiodini, che ogni esemplare pesava circa un chilo e mezzo, qualcuno con 6-7 esemplari, dico come, e hai raccolto tutta quella roba, hai fatto uno scempio nel bosco, potevi lasciarle, potevi raccoglierne soltanto uno, perché
anche i funghi velenosi bisogna guardarli, ammirarli e non raccoglierli. Mi pare che quest'anno non c'è il tartufo, o mi sbaglio? No, non c'è, perché non, e con tutta l'acqua che ha fatto, diciamo che il cercatore non è andato a cercare il tartufo. Anche perché il tartufo bisogna avere con l'ausilio, trovarlo con l'ausilio del cane. Allora, non è che possiamo. Ah, sì. Presidente. Perciò noi andiamo a trovare. E questo. Ah, il Fallus impudicus. Questo è l'immagine che dice, sì, no, già, esatto, di che cosa, esatto, parliamo. Esatto. Però questo è ancora nello stato di primordio, diciamo, embrionale, tra virgolette, diciamo, perché questo ancora, questo poi esce fuori da questo uovo, specie di uovo, e poi ha un odore sgradevolissimo. Ha una puzza tremenda, quindi non ho da. È alla forma di un fallus, ecco perché si chiama fallus. Per questo motivo si chiama fallus. Prospettive per quest'anno, Presidente? Per quest'anno. Per l'anno che verrà. Ovviamente. L'anno che verrà. Prima di tutto ricordiamo i soci di rinnovare la tessera, che è molto importante per la sopravvivenza della MP. Vedo Gino Serafini che ride là in fondo. Quello ride sempre. Non è. Come ride sempre? È come Ercolino sempre in piedi. No, è un Ercolino sempre in piedi, quindi lui è difficile buttarlo giù come. Lo so. Abbiamo questo, poi ripeto, dai corsi che facciamo per il rilascio dell'attestato, quelli che andranno a scadere nel 2014. Come associazione quest'anno abbiamo fatto anche con tutti i soci, l'abbiamo portati fuori, abbiamo fatto un'escursione nei boschi della Basilicata, sempre con la spesa dell'associazione per quanto riguarda il pullman, così, per far sì che molti riuscissero almeno a conoscere qualcosa di diverso dei funghi della Basilicata. Con i nostri funghi, che ci sono specie che non abbiamo qui da noi. Poi altre cose, l'appetito viene mangiando durante l'anno, vediamo un po' quello che possiamo fare e non c'è. Sempre con il comune che ci aiuta, perché diciamo che il comune bene o male ci è vicino, quantomeno in queste manifestazioni e in quella che abbiamo fatto prima. Non possiamo dire che l'amministrazione non ci è vicino, in particolare con l'assessore Russi, che lui ci. Bene. Anche perché quindi noi svolgiamo una funzione molto importante dal punto di vista preventivo, certo, per quanto riguarda la salute pubblica. Anzi, colgo l'occasione per ribadire magari anche ai cittadini magari di non acquistare tanto con molta faciloneria i funghi, per esempio, dai nostri venditori, perché spesso e volentieri non hanno funghi perfettamente idonei al consumo, insomma, e non so, e vendono funghi anche senza certificazione, perché i funghi certificabili sono alcune specie, però visto che considerato che qua a Galatina sono golosi di Marieggio e Rosselli, allora d'altronde loro, no, magari visto che il mercato li richiede, loro li raccolgono agli ignari, diciamo, acquirenti. Però io educherei prima i compratori a stare con gli occhi aperti, non acquistare questi funghi, perché ci sono tanti altri funghi che sono degli ottimi compostibili, perché andare proprio in testa ardirsi ad andare a comprare questi tipi di funghi qua a mangiare. Bene, vi ringrazio. No, grazie a voi. Auguri per la prossima edizione. Allora. Ci vediamo l'anno prossimo. Ciao. Arrivederci.